Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio presentare il mio corso di sciamanesimo che tratta il recupero dell'anima e la guarigione sciamanica. Questo seminario è molto particolare perché oltre a essere un vero e proprio corso di formazione in sciamanesimo, dà la possibilità ai partecipanti di recuperare durante queste 2 giornate dei frammenti della loro anima che sono rimasti cristallizzati nel tempo. Ma vediamo adesso che cos'è il recupero dell'anima. Secondo gli sciamani, l'anima può perdere dei frammenti della sua essenza a causa di sofferenze, di traumi, di dolori, di incidenti. Tutte le situazioni difficili e dolorose possono potenzialmente ferire l'anima e quindi portare a una frammentazione dell'io. Questo in realtà è un vero e proprio meccanismo di difesa che aiuta gli esseri umani a superare il trauma, per cui la parte colpita dell'io si distacca dalla sua sorgente e rimane ancorata all'evento subito. In questo modo porta via parte del ricordo dell'evento traumatico e parte del dolore e permette alla persona di superare il trauma più facilmente e più rapidamente. Se questo processo nell'immediato può essere comunque vantaggioso, a lungo termine porta i soggetti a subire di una vera e propria perdita di energia, perdita di vitalità e quindi perdita di potere personale. I sintomi più comuni che seguono la perdita dell'anima sono l'apatia, la depressione, la sensazione di non essere completamente presenti. Si possono anche perdere delle qualità che un tempo si avevano. Per esempio, magari in giovinezza siamo stati delle persone piuttosto estroverse, vivaci, espansive e ci ritroviamo poi a essere degli adulti un po' schivi e introversi. Questo può avvenire perché si è perso una parte di noi stessi, si è perso un frammento che oltre ad aver portato via con sé parte della sofferenza di un evento traumatico, ha portato via anche parte della nostra essenza vitale. Per cui è molto importante recuperare questa energia, questa parte sacra del sé e ricondurla dentro il proprio cuore. Imparare la tecnica per recuperare i propri frammenti di anima è quindi molto importante, perché comunque tutti noi abbiamo perso lungo il nostro tragitto delle parti di noi a causa di sofferenze, di dolori, di lutti, di separazioni o comunque di situazioni che ci hanno messo alla prova. Il recupero dell'anima porta un grande beneficio alla persona, perché riacquista vitalità, energia, voglia di vivere. E solitamente la sua vita cambia sensibilmente in positivo nell'arco di un anno. Oltre al recupero dell'anima, durante il seminario verrà affrontata anche l'estrazione sciamanica, ovvero l'estrazione di energie disarmoniche e negative dal campo energetico della persona. Imparando questa tecnica avanzata di guarigione sciamanica, i partecipanti riusciranno a purificare completamente il proprio campo energetico, riportarlo in equilibrio e rimuovere ogni energia disarmonica che può causare comunque dei problemi nella realtà ordinaria e quindi nei vari aspetti della vita dell'individuo. Apprendere queste antiche conoscenze sciamaniche ci mette a disposizione un potente strumento di guarigione spirituale che ci permette di vivere la nostra vita con maggior consapevolezza e con maggior padronanza, perché in qualsiasi momento potremo ricorrere a queste pratiche sciamaniche per recuperare i frammenti della nostra anima, per purificare il nostro campo energetico e quindi per ritrovare il benessere e l'equilibrio. Per maggiori informazioni sui nostri corsi di sciamanesimo, visitate il nostro sito internet ilviaggioshamanico.it. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!